biocelli! Nel trailer non c'era una biocelli, perché? Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Perché c'è una biocelli? Non capisco! Non ci doveva essere, il trailer non c'è! Fa arredamento! Questa è Giro, una nuova mappa del geniale creatore italiano di mappe Fahrenheit. Grazie. Dobbiamo, è solo single player, dobbiamo mettere il FOV a 90. Guarda come si vede tutto strano. Ok, ora Fahrenheit, grazie per averci avvertito di aver fatto questo nuovo minigame. Ma perché hai detto? Perché c'è una sorpresina, questa è la mia sorpresina. È graziosa come sorpresina, direi. E va bene, iniziamo a giocare là. Oh, se può interessarti, sì, quella birch era per te. Ora te la sostituisco con un bel iron block. Cosa? Ma no! Un iron block sullo spawn! No, c'è una birch anche lì sotto! Non è giusto! Cosa devo, cosa devo fare? Dovrei far andare i colori nel perché ci hai messo la birch? Perché? Ma guardate, c'è l'iron block sotto lo spawn! Che tenero! Mamma mia, guarda te! Ma quella birch è rimasta invece! Mi spieghi perché è rimasta quella birch? Per farti compagnia! Ah, accidenti! Su, vai a provare il gioco! Ok, riproviamo! Beh, ho fatto tipo score di 2, ma è un punteggio da birch, effettivamente! No, sì, perché mi sei resettato! Mi spieghi perché? Questa è la sorpresa! Dove poi basta! Se mi dici solo le sorprese... Ti preoccupi, giusto? E ho già perso un punto! Ok, quindi, allora, io, se sto capendo, devo... Allora, muovendomi a destra e a sinistra! Ok, sto facendo danni! Difficile, sto facendo danni, ok, aspetta, devo capire come si gioca. Perché mi hai detto di non provare neanche la mappa, che non so neanche cos'è, almeno mi riparavo dal problema! La prossima volta entro col tuo account. Cosa? No, ok. Dai che te la stai cavando anche niente. Figurati, ok. Allora, cerchiamo di capire il gioco. Anche mi stanno arrivando addosso questi blocchi. Che io devo perdere. Va bene, cerchiamo dopo uno score di 28, sono già migliorato, di giocare più attentamente. Allora, muovendomi a destra e a sinistra, io... riesco a girare queste, che tra l'altro è bellissimo, non c'è neanche lag, complimenti. Dove sta andando? Oh! Rosso! Attento, te l'hanno sotto. Mamma mia, che cattiveria di gioco. Dai, questo quelli blu non dovrebbero essere. Questo gioco è la trasposizione di un gioco già esistente. Non lo so, può darsi, da quello che ho intuito, ma non ne sono certo. Fate sapere nei commenti. Dai, okay. Siete comunque quattro. Complimenti, cioè è davvero molto scorrevole, fluido, davvero complimenti, riuscire a creare questo in una maniera del genere. Tra l'altro è geniale, com'è che arrivano sti blocchi qui? Da dove arrivano esattamente? Ok, naturalmente se volete sapere tutte le follie dietro questo questo minigame, vi lasciamo. No! Si è creato un buco. Il trailer birch adesso. In descrizione. Ah, ma aspetta, la parte centrale si imbircia man mano che tu perdi. Grazie, tra l'altro. Grazie mille. 100! 100! No! No! Birch! No! Certi sono difficili, però. Come si fa? Potere della birch che farli sta tutti guidando. Wow. Ok. Anche perché tra l'altro certe volte mi confondo da se devo spostarli a destra o a sinistra. Ok, cerchiamo di fare un punto di riferimento. Come si faceva a fare No, aspetta. Okay, è invertito. No, ok, la vedo brutta. La vedo bianca e nera io. Va bene, 126, dai, un buon punteggio. Gira. Dai! Gira! Penso di avere ancora una possibilità sola di sbagliare, penso. Una... E ora come faccio?
faccio? Non ma fai. Guarda, non puoi fargli arrivare un blu da un lato e un blu dall'altro, che poi il blu è mio amico di solito. Di solito, non quando sono le birce non vicino. Ecco, esatto. Tu sei, riesci a mettere contro il blu. Ok, no. Sai come sarebbe stato carino anche questo gioco? Dica. Se delle pecore colorate del colore giusto. Delle pecore del colore giusto, sarebbe stato rivoltante. Come sarebbe stato rivoltante? Rivoltante, sarebbe stato grazioso. Cioè, che arrivavano le pecore e dovevo fare... Dovevo infilarle nel blocco giusto. Sì, esatto. Nel recinto giusto. Molto, molto... Sì, tipo forza pecore. No! 174! Yeah! C'è un Aramor sotto lo spawner! Tira! Orecchie al volante! Occhio. No! Gira! Gira! E vai, visto, già il primo l'hai risolto! Bravissima! Ah! Ok, come ti trovi? Come è una ti cattiveria trovi? Sto gioco! Ok, ma sei bravissima! Ma che? Oh, ma complimenti! Bilu. Dai, tipo per te! E okay. Quello giallo lì che fa? Balla la ula! Ma che idea geniale! Perché ho sbagliato giro! Ho sbagliato giro! Smetti di mettere delle idee geniali! Ce l'hai fatta l'ultima salva! No, nell'altro giro! Ok. Dai, che ho sbagliato due volte a fila! Ok, altro giro. Oh. Ok, bravissima. Occhio! No! Senti, devo ancora trovare un po' di dimestichezza con i tasti. Ma dai, che per essere la tua prima partita è stata bravissima. Su. Ok, no! Gira. No! Ho sbagliato! No, non conto giri! No, silenzio! Senti, per la prima volta 50, bravissima. Perché ci fa sto spawner? Sì, potrebbe esserci una pecora invece. Una piccola cosa, ok. Prendi come punto di riferimento qualcosa e ricordati da che lato stai girando. Olè! Mi preoccupano tutti questi blocchettini che vanno in giro da soli. Ecco, sono dall'altro lato. Vieni qua. È un gioco semplice ma molto simpatico. Molto bifidissimo anche. Bifidissimo. No, Di più! Sai perché lo stavo girando? No, fatemelo rifare. No! Il bello è quando a volte uno ne perde uno, qualche punto ne perde. Ma in tantissimi giochi succede così. Quando uno magari è preciso per 200 cose, poi magari ha 3 vite, sbaglia una volta, si perde, inizia a sbagliare all'infinito. Ok, vi è mai successo? Vai, attenzione. Olle. Anche sugli spigoli vanno. Ma perché a me questi giochi mi fai fare? Me lo spieghi? Sono carini invece. Sono bifidi per me. Quello come facevo a prenderlo. È il nuovo record. Complimenti. E tanto ora lo vedi il record e quanto dura. Vabbè, quanto basta per riuscire a... Dai, prova a mettere un 7 nel tuo punteggio. 7. Vai, poi potrei tenerti soddisfatta se metti almeno un 7 nel punteggio. Vai. 64 è uno stack intero di punti. Attenzione! Attenzione! Avevo attaccato da tutti pronti. È inutile che ti muovi adesso, non cambi il gioco. E si può giocare anche senza le birce. Ora sì, zombie? Ci sono gli zombie sotto. Ma sono gli zombie sotto? Zombie. Ma c'è gente lì sotto. Sta morendo pure. Ah, bene. Avresti preferito fosse testifiche, te? Ma poveri testifiche. Preferisco ucciderli personalmente. No, vabbè. Ma è anche da sotto. Cos'è una pecora? C'è un testificate. No, è un pigman. No, è un testificate. Ah, tutti vanno addosso al testificate. Povero piccolo testificate. Me lo tentate male. Giustamente. Poverino. Ok. Ma sì, distruggiamo tutto, povero Fahrenheit. Vabbè. Dove è andato il testificate? Se n'è andato via, l'hai trattato male. Grazie a tutti per essere stati con noi questa puntata. Siamo che si pronunci GIO. E... alla prossima! Dove siamo finiti? Morendo c'è il trucco, ti porta nel posto speciale! Che carino! Che carino! Che posto speciale è questo? dove tutto questo viene, tutto questo funziona, guardate, tutto qui, tutte queste follie milioni che controllano! Block. Mamma mia, complimenti a Farnet, grazie a averci molto bravo! E siamo piaciuto anche a voi questo mini, guardate quanta roba! Ok, guarda, c'ho anche esperienza. Bene, chissà se uno di questi command block è quello cattivo che mi ha fatto fare le birch. Che sono nate le birch. Chissà, non lo sapremo mai. Grazie a tutti, state con noi questa puntata e alla prossima con gli Eternal Love. Ciao.
sono in creative, l'ho ucciso. Il tasto! Ha distrutto la mappa! Ha distrutto la mappa! Ah, che le fa? Ah!